Il ministro all'interno Angelino Alfano ha detto che investire in Italia dovrebbe essere più fashion. Lei come commenta questa dichiarazione? Noi commentiamo che il termine fashion è un po', diciamo, un quasi un po' esagerato da parte del ministro: nel senso che utilizzare un termine di questo tipo nel giorno in cui. Uh, vediamo che la Indesit è in difficoltà, la Whirlpool chiude uno stabilimento, uh, i salotti Natuzzi, i divani Natuzzi sono in difficoltà, sono, sono notizie di oggi. Eh, I dati della di disoccupazione dicono che abbiamo raggiunto il, oltre il 12%, che dal 1977, cioè da quando esistono le serie storiche, è il dato in assoluto più elevato. E quindi che eh, il Vice Premier venga a dire che investire in Italia è fashion eh, fa un po' sorridere, nel senso che prima dovrebbe fare delle politiche fiscali che permettano gli investimenti in Italia, e dopo forse investire in Italia potrebbe diventare fashion. Così come è oggi, eh, la gente dall'Italia scappa, scappano gli italiani che delocalizzano e non arrivano i capitali esteri perché eh, la tassazione è troppo elevata.